Bene. Allora, video semplicissimo, andremo a parlare degli augment, degli perché c'è il MOA? Ah, per una build specifica con Wisp, che andremo a vedere poi in un altro video. Siete incuriositi? Siete incuriositi? Vi ho incuriosito. Ciao a tutti draghi, sono Etherion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andremo a parlare degli ultimi 4 augment rilasciati dalla DM per 4 Warframe diversi. Uno per Wisp, uno per Protea, uno per Grendel e uno per Zephyr. Questo non è da considerarsi un video di aggiornamento per le loro build, ma semplicemente andremo a vedere questi augment e poi, se vi piacciono, deciderete di usarli o meno appunto nelle vostre build. Prima di fare ciò, naturalmente vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare anche un mi piace al video, perché se vi piacciono i miei contenuti è il minimo e non costa nulla. La mod uscita per Wisp è il Fused Reservoir, è un potenziamento per i nostri fiori, per i reservoir. Cosa fanno? Aggiunge un quarto reservoir che dona gli effetti degli altri tre, che significa essenzialmente cliccando, selezionando questo quarto reservoir che potete vedere adesso in basso a destra, adesso sono quattro, ce n'è semplicemente uno che convoglia tutti e tre i reservoir in uno. In basso comunque vi segnerà sempre tre, come se aveste piazzato tre fiori, quindi comunque non potete andare a spammarne sempre troppi perché il massimo è 6, vi ricordo, quindi sempre due di questi potete mettere, però è un modo per non dover selezionare ogni volta prima questo, poi questo, poi questo. Con uno avete tutto quanto insieme in un unico clic e via. Ora, ha un lato negativo, naturalmente, questa cosa. Primo fra tutti gli utenti. Gli utenti durante la live, il devstream 154 della DE, che vi lascio magari a schermo in una scheda in alto a destra, avevo letto dei commenti durante la live un pochettino bruttali, del tipo non serve a niente, spreco di mod, spreco di capacità. Invece no, ho semplicemente tolto una mod nella mia specifica build, ovviamente voi ve la fate come vi pare piace. Ho tolto semplicemente il Cannon Drift, quindi ho tolto un pochino di portata, che poi la portata mi serve in questa build unicamente per incrementare, ovvio, la larghezza del reservoir, così è più facile prenderli, no? E ho messo il Fused Reservoir, che sta benissimo nello slot Exodus, quindi no problem. L'altro lato negativo è che questa mod vi va a costare il 200% di energia in più. Ora, questo numero vi può spaventare, è un numero terrificante, il 200% di energia in più, oh mio Dio. No, è molto semplice in realtà. Per piazzare tre fiori, vabbè, con questa build, per piazzarne uno spendete 38,75 di energia. Andiamo ad arrotondare a 39, ok? Consumate 39 energie per piazzare un singolo fiore. Per piazzarne tre, quindi, ne consumate 39 più 39 più 39, ok? Con il Fused Reservoir dovete semplicemente aggiungere un altro fiore. È come se invece di piazzarne tre ne piazzaste quattro, perché in fondo quello che va a fare questo è che aggiunge un quarto reservoir. Quindi credo sia questo il giochino di parole, no? Quarto reservoir. Quindi come se ne costasse uno in più. Vabbè, comunque alla fine vi va a costare semplicemente 39 di energia in più. E non è malaccio, perché se state camminando, se state facendo una missione, vi basta metterne uno e avete finito. È vero che vi costa 38 di energia in più, ma se giocate con una build da utility unicamente per il reservoir e ogni tanto la 2 per non restarci secco, insomma. E vabbè, perché no? Il Bridge Surge, che ormai mettiamo anche su Ineros e Grendel perché fa figo, devo dire che non è comunque affatto male come augment. Andiamo al secondo Warframe, Protea. Protea hanno aggiunto un augment molto interessante, anche questo va nello slot Exodus. Ho dovuto modificare purtroppo la build da quella che avete visto tempo fa sul canale quando è uscita Protea, perché se no non c'entrava tutto quanto.
è un potenziamento per il dispensary. La DEA ha fatto sapere che adorano l'abilità, il dispensary, e quindi hanno deciso di creare questo augment. È molto interessante. Cosa va a fare? Va a rianimare le sentinelle o il MOA. Sul MOA non ha molto senso, perché lo puoi restare tu, a meno che non venga distrutto, ma solitamente lo resti il MOA, la sentinella esplode e ciao ciao, di un giocatore entro 14 metri ogni 60 secondi. Funziona sulla pressione, nel senso, se premete il tasto del reservoir, il dispensary farà il solito dispensary. Se tenete premuto, invece, andrà a creare questo specifico, non so perché adesso la Death Cube è nera, solitamente è rossa, comunque del colore dell'energia, ma dovrebbe essere rossa, vabbè, non importa. Compare questo speciale reservoir, vedete in alto a destra c'è un countdown di 60 secondi e può rianimare una sentinella o un MOA distrutti ogni 60 secondi nel range scritto nell'abilità. Più portata avete, chiaramente, più range avete. Quando rianima qualcosa, comparirà al posto di quel Death Cube una X. Una X rossa, comunque del colore della vostra energia. Non potete ricastarla finché il countdown in alto a destra non arriva a zero. Mettere un dispensary normale vi andrà a togliere la possibilità di tenere quel dispensary, perché lo chiamo sempre così, quel dispensary, e quindi se non avete restato alcuna sentinella dovete comunque aspettare che termini lo scadere del tempo per poterne piazzare un'altra. È una cosa interessante per me, sì. Per me sì, perché il dispensary è l'abilità che si toglie con l'helmet. Non ho un'altra protia, perché preferirei andare sulle lune di Giove a scavare Oxium per il resto della mia vita piuttosto che andare a farmare un'altra protia. Però, se voi avete avuto il coraggio, l'ardore, la bravura, anche la pazienza di farmarne un'altra, sappiate comunque che togliendo il dispensary da protia con l'helmet system potete dare quell'abilità a qualcun altro e magari, oltre a darvi l'energia simpaticissima, potete restarvi anche la sentinella. Altro Warframe, prendiamo Zephyr. Zephyr ha ricevuto un... ok, una mod per la seconda abilità, l'Air Burst. Ok, cosa fa questo augment? Ogni nemico colpito dall'Air Burst aumenta il danno dell'arma secondaria del 25% per 14 secondi. Questi due valori scalano sia con durata che con potenza, l'incremento del danno con la potenza, durata con la durata, ovviamente. Ed è tutto qua, cioè è molto semplice, non è che c'è molto da aggiungere. Se non ricordo male, il massimo è 500%, credo. Vi faccio vedere brevissimamente un colpo della Pandero in testa, il nemico non ha nessun effetto, si becca 718 di danno all'incirca. Utilizzando l'Airbus, vedete in alto a destra c'è un contatore 500% del danno in più, colpendo un nemico si becca 3600, 1800, cose di questo, tipo 1800. Quindi è un banalissimo incremento del danno. È utile? Non è utile? A me non piace, ma è il mio parere, quindi fate un po' voi. Infine, l'ultima mod uscita è per il buon Grendel, che mi ricorda tantissimo un'altra abilità di un Warframe anch'esso un pochino odiatello, insieme a Grendel, hanno questo in comune, ossia il Tidal Surge di Hydroid. È palesemente questo, un pochino diverso, ma è palesemente il Tidal Surge. Cosa fa il Tidal Surge? Fa diventare Hydroid una melma acquatica e basta, no? Però se gli mettete l'augment, toglie gli effetti che ci avete addosso e vi rende immuni agli effetti per un tot di tempo, che scala con la vostra durata. Cosa va a fare l'augment Lirty Nourishment? Cosa va a fare? Sarebbe stato figo se fosse stato un Exilus, ma vabbè. Cancella gli effetti attivi e ottieni immunità, anche se qui parla di effetti attivi, quindi mi sa che toglie gli effetti del Nourish, adesso la proviamo insieme. E ottieni immunità agli effetti per 2 secondi per ogni vittima all'interno dello stomaco di Grendel. Ora, è palesemente il Tidal Surge in maniera diversa,
Ci mancherebbe. Non ho molta energia però. Ok, easy. 2. No, ok, non consuma le persone. Non consuma la gente all'interno. Ero convinto di sì, da come diceva. Da come è scritto, quantomeno. Cancella gli effetti attivi. Io mi immaginavo gli effetti del Nourish, perché il Nourish ti dà degli effetti. Invece no, si riferisce ai debuff che ci avete addosso. Ok, meglio ovviamente. Ha più senso così. Però non era estremamente chiaro quello che facesse. Lo rifacciamo un attimo, così vediamo bene i valori in alto a destra. Non vorrei prendere tutti quanti, capito? Vorrei prendere giusto 1-2. E vabbè però, Grendel. E vabbè, ma che hanno? E devo essere proprio attaccato. Allora, 5 nemici, quindi 3x5, 15. 15 secondi di healthy nourishment. In quel tempo siete immuni dagli effetti. Nel frattempo potete pure sputare tutti quanti. Ah, è vero, ho messo il rave per curarmi. Tra l'altro bellissima abilità su Grendel questa, perché praticamente vi fullate semplicemente passando in mezzo ai nemici. Parere personale, ovviamente, fate quello che vi pare e piace. Si possono staccare? No, il tempo massimo è sempre 15. Dipende quindi da quante persone vado a magnare. Se ne mangio 2 e ricasto, sarà 6 secondi di immunità agli effetti. Vabbè, ci sta. È una scelta. Va benissimo. Ognuno. Con quell'accordo sembra che Grendel si stia misurando il giro vita. È bellissimo. Draghi, questo video termina qui. Era appunto un semplicissimo recap di questi nuovi augment che magari vi siete persi. Li potete comprare dalle associazioni, quindi nessun problema. Costano sempre 25.000 reputazione con le associazioni, lo standard ormai è quello. A me non resta che invitarvi nuovamente ad iscrivervi al canale e lasciare anche un mi piace, altrimenti Grendel vomita, quindi lo fate anche per lui, non soltanto per me. Le raccomandate qua sotto, aveste bisogno di aiuto o quant'altro, mi trovate lì. Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao, draghi!